iniziativa dell'amministrazione del Comune di Montecopari di dare un impulso allo sviluppo delle imprese locali. E abbiamo individuato come leva per questo impulso l'introduzione di stagisti in economia e ingegneria, quindi quei settori diciamo, ecco, che possono maggiormente diciamo, sviluppare le nuove tecnologie, le nuove strategie di marketing dentro le imprese, e inserirli ecco, per un periodo da un minimo di 3 mesi a un massimo di 12 mesi, che più o meno è il periodo che può essere attinente diciamo, a uno stage, e pregando ecco, le imprese appunto di dedicarli a incarichi diciamo di futuro sviluppo, quindi nuovi processi tecnologici, nuove tecnologie da introdurre, diciamo consolidare, che so, sviluppare l'e-commerce sul sito, maniere ecco, di contattare nuovi clienti, insomma e così via, e utilizzando ecco, le borse che vengono messe a disposizione dagli sponsor. Gli sponsor sono in particolare le banche locali, poi ecco, questa è un'altra grande novità, quindi pesando tra l'altro poco sui bilanci delle amministrazioni pubbliche. E, ecco, vi volevo dire anche un'altra cosa, ci sono possibilità di aspirare a finanziamenti pubblici a livello innanzitutto regionale, e dato però che le imprese del Comune di Montecopari ad oggi non avevano una forma, diciamo così, associativa tale da essere appunto riconosciuta a livello regionale per poter aspirare a questi finanziamenti, allora una novità che la nostra amministrazione del Comune di Montecopari ha introdotto è quella di definire i distretti commerciali, industriali e artigianali all'interno del Comune di Montecopari. Quindi ecco, io volevo così farvi vedere in maniera molto, molto veloce questa delibera di giunta che abbiamo fatto, che va a individuare sei distretti nell'ambito del Comune di Montecopari. La delibera di giunta è più o meno diciamo così potente a seconda del tipo di distretto. Nell'ambito dei distretti commerciali li definisce in maniera già è sufficiente la delibera di giunta per definirli. Per quelli invece artigianali industriali diciamo costituisce parere favorevole. Per cui andranno a invitare poi le imprese che fanno capo a quei vari distretti ad presentare delle documentazioni, peraltro anche molto semplici, per poter chiedere poi un riconoscimento regionale come sistema produttivo locale. A questo punto, ottenuto questo riconoscimento, quel sistema produttivo locale può aspirare a finanziamenti regionali per i sistemi produttivi locali.